gestione di Forza Italia, oggi tutti i giornali, sono un paio di giorni, le primarie, le Mi cose. pare che sia un paese stop and go e tutti si No, adeguano, parlando di Forza tutti Italia. si adeguano benissimo. Su Forza Italia io ho detto già quello che penso. Ho accettato un incarico dal presidente Berlusconi per fare un percorso ben preciso. Questo percorso ben preciso prevede nelle prossime settimane un cambiamento generale di quel partito che deve aprire i propri confini, prepararsi a delle primarie aperte a tutti coloro che vogliono partecipare, trasformarsi in una piattaforma per tutti i moderati, liberali e riformisti di questo paese che devono poter tornare a casa e sentirla casa propria, il che prevede ovviamente una modifica di tutti gli organismi interni nei prossimi giorni, l'apertura delle commissioni congressuali, il tavolo delle regole che deve essere allargato a tutti coloro che vogliono partecipare, l'indizione delle primarie, congressi aperti, quello che vogliamo, nell'autunno, così come è stato detto. Ma certamente non si può pensare di aver fatto un passo avanti e tre indietro congelando tutto fino alla fine dell'anno. La politica non lo consente, i numeri non lo consentono, la situazione di salute del partito non lo consente. Se vogliamo andare avanti su questa strada, io ci sono e ci provo, ma vuol dire che nelle prossime 10 giorni si indicano le date delle primarie, si allargano i coordinamenti regionali in commissione di garanzia, si insedia al tavolo delle regole che stabilisce quelle regole, si lavora a luglio e ci si prepara una campagna congressuale vera per settembre, chiedendo a tutti gli amici, quelli che sono dentro e quei molti, la maggior parte che sono fuori, di venire e di partecipare a questo mondo.